Ma cominciate a raccontarci la vostra storia, quando avete cominciato a suonare insieme, come era il vostro principio. Dire la verità? Tutta la verità. No, allora, io e Lucio suoniamo insieme da ormai quasi 5 anni. Iniziamo io e lui, e 3 anni fa Antonio, e così abbiamo deciso di intraprendere questo percorso in trio. E nonostante voi veniate da tre mondi abbastanza diversi, mi sembra di capire che c'è stata difficoltà a cercare di incontrarvi la medesima vera. Assolutamente, anche perché umanamente siamo distrutti, però no, in realtà è stato un lavoro di anche di tensione, perché le mie canzoni, no? E quindi è stata dura capire come far entrare delle persone così a fuoco, che fanno parte di queste canzoni, se non ci sono queste canzoni che sono, anche se le ho scritte io. Affini nelle idee, negli intenti, tanti, tutto come fatto. Quanto riguarda lo stile, ci siamo veramente ammazzati di lavoro, io poi su me stessa, per cercare di tirare fuori un quadro che oggi non si inventa più niente, nessuno qua sta dicendo questo, però cercare di proporre qualcosa, come la pensi di tu, vogliamo delle sì, anche un background da dare, questo l'abbiamo fatto. Visto che noi ci occupiamo di musica femminile, quanto alle cantautrici o a quelle che possono appartenere al nostro genere, pensate che in Italia ce ne siano tante o questo aspetto molte del mio circuito posso nominarmi alcune, c'è Giovanna Nubia, c'è Maria Lappi, ce ne sono tantissime. Da suonare ancora live ha un senso, perché è ancora importante. Allora non c'è, perché siamo riduciti a un'esperienza devastante a livello live, capitano delle situazioni in cui non riesci a capire perché il gestore abbia deciso di fare musica dal vivo. Tu non sei un valore aggiunto, non per quello che fai, ma perché non mi stai, perché non mi interessa quello che fa, perché è una decorazione. Cioè, penso che sia come un avvocato che non va in tribunale a discutere una causa. Diciamo che definirei che fare live, musicista se non si può, stare con una donna, la prima volta fare un bar. Ok, non faccio esempi. Non possono leggere per me no. Per me non è possibile fare live. Ci sono vari ruoli, nel senso, per un cantautore io sono convinta che la musica dal vivo sia la naturale influenza e anche il principio di quello che ho fatto. Insieme.
è stato assegnato dal MEI e dal Festival Internazionale di Poesia di Genova, però premia negli esordi 2010 il disco per i testi, quindi è stato un premio assolutamente inaspettato. Anzi, ringrazio chi ha preso questa decisione e mi ha insaputo, perché io non sapevo neanche dell'esistenza di questo premio, quindi è stata una cosa molto pulita, perché i testi sono una cosa talmente personale su cui ho lottato veramente con le unghie per mantenerli così come sono, e non mi aspettavo di ricevere, sono contentissima, cioè per me è un premio che mi ha migliorato l'umore proprio profondo. Immagine